Caro Simone, come vedi da queste parti ci sono ancora i fogli di carta per dire le cose alle persone. Sai che odio i telefoni e ancor più i computer. Come ti avrà già detto tuo padre, la casa è a tua completa disposizione. Prima di partire l'ho ripulita, ti ho sistemato la stanza da letto, ho riempito il frigo ed ho avvertito i vicini della tua presenza. Sono tipi all'antica, si impicciano sempre dei fatti altrui, ma in fondo sono delle brave persone. Ricordati di chiudere sempre a chiave quando esci. Sai che dove andrò non potrò comunicare in alcun modo con te. Se hai problemi puoi avvertire tuo padre e chiedere di Galanti. Lui è a pochi chilometri dall'isola, potrebbe raggiungermi con la sua barca. Non ho da farti altre raccomandazioni. Sei un ragazzo d'oro. PS, un'ultima cosa. Anni fa in quella casa è morto il vecchio padrone, un tipo direi eccentrico. Lo trovarono solo, chiuso a chiave all'interno della sua stanza. Una morte strana, con molti punti oscuri. Ti risparmio i particolari che riguardano il suo cadavere. Vengo al dunque. Non pensare male di me, sai che sono un po' rintronato, ma fai soltanto ciò che ti dico. Se qualcuno dovesse bussare alle 2 di notte, tu devi rispondere: andate via di qua, non c'è niente da mangiare. Di notte tieni sempre accesa la luce del corridoio, qualunque cosa succeda non la devi spegnere mai. Ecco, sarai terrorizzato ora. Credevi sul serio che ti avrei lasciato dormire tranquillo per 2 settimane. Sai che sono un vecchio burlone e che mi piace stuzzicare la fantasia altrui. Comunque vada, buona permanenza. Ti voglio bene, zio Oreste.
Ciao. Tutto ok? Sono arrivato stamattina. Ma no. Ho preso un passaggio che avevo perso la corriera. È bella. Sì. Poi zio è venuto prima di me qui. L'ho anche ripulita. Sì, mi ha lasciato le chiavi. Tu? Come stai? Senti, ora ti devo lasciare. Sì, ti chiamo io. Ti chiamo io domani. Stai tranquilla. Ti chiamo io. Che cosa? No, non mi va. Non mi va di parlarne adesso. Ti ho detto di no. No, ti prego. No, ciao, 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 ciao. War is an ordinary event which always makes the same, through our PC or a boob tube. War concerns words apart, no will, and all in words. Love of country, sense of right and wrong, and creed. If only a morally reprehensible reason.
Andate via! Non c'è niente da mangiare! E che sono venuto qua per mangiare? Sono per denaro! Sono per amiche di siamo! Oh! Buonasera! Buonasera! Scusate per l'ora, ma mo ci siamo ritrovati. T'hai portate una caciottina e le vine fuori. Ma non si doveva. Vedete le vine che fa bene. Potete accomodare. No, se è fatto scuro me ne hai io. No, ma se è tardi, su fuori scuro. E che studi fate? Ingegneria. Bravo figlio. Prima le vine che ti fa buono. Sì. Fa buono. Magari domani. Me ne hai io. State buono. State buono. La ringrazio. Prima le vine che ti fa buono. Sì, va bene. Grazie, arrivederci.